Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è 36 ore. 36 ore anziché 40 ore. Accade a Fast Web dal 1 gennaio del 2024. Lo ha annunciato il CEO, nuovo CEO Walter Renna. Ha adottato in forma stabile anche lo smart working. Ebbene, in questo periodo si parla spesso di 36 ore alla settimana anziché 40. Ecco un esempio concreto da Milano. La seconda parola chiave della settimana è aumenti. Aumenti per i dipendenti di Intesa San Paolo, 435 euro in più in anticipo rispetto al rinnovo del contratto. Importanti le parole del CEO Carlo Messina, che ha detto a Brescia: "Mi vergogno a guardare le mie persone se non garantisco loro degli aumenti di stipendio." Terza e ultima parola chiave della settimana è grandi opere. Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Da oggi è esposta la talpa battezzata Stefania, usata dall'azienda WeBuild, sappiamo con sede a Rozzano, per costruire una parte della tratta della metropolitana 4 di Milano. Ebbene, la talpa Stefania sarà accanto al sommergibile Totti, in sostanza due grandi opere. E sappiamo bene come Milano ha contribuito alla realizzazione di grandi opere. Una per tutti, il Duomo di Milano, costruito a partire dalla fine del 300. Benvengano dunque anche a Milano le grandi opere. Buon lavoro a tutti!